So proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets red glare, the bombs bursting. Eccoci, buongiorno a tutti, buongiorno e benvenuti, benvenuti, ben ritrovati cari amici, come state? Tutto bene? Lo studio è ritornato in pista, come si dice, mai più adeguata fu l'espressione, visto che si tratta proprio di un'auto, no? Ho visto che avete già cominciato a chiedere informazioni, tra poco ve le do, questa sarà una diretta dedicata soprattutto alle condizioni meccaniche della mia auto, ma prima di tutto voglio cominciare a salutare tutti gli amici all'ascolto, saluto Emilio, saluto Mario, buongiorno, saluto e ringrazio Luigio e anche Giovanni Bruno. Eccoli qua che sono diventati sponsor, devo capire bene che cosa significa questa cosa, ma intanto io li ringrazio, probabilmente si sono abbonati al canale. Quindi grazie mille a voi. Poi voglio ringraziare anche Arian 38, Code, Raul Duke Milano e Lauro Marz per essersi iscritti qui. Capito? Canale Viola? Ok? Potete farlo anche voi naturalmente e tra l'altro l'abbonamento è gratuito se siete clienti Amazon Prime e scommetto che lo siete perché così vi potete guardare la Champions League degli altri. Allora, buongiorno Emilio, attendiamo il report del meccanico, soprattutto vogliamo sapere che cosa ti fa il meccanico, non credo segua il calcio, però saluto Loris. L'auto è a posto, ha fatto la revisione e quindi sono in pista letteralmente e sono a posto anche per tutti gli amici insomma della stradale che sono all'ascolto e che mi seguono, speriamo di no, perché come si dice le forze dell'ordine è sempre meglio avanti che dietro. Oh Giuliana, buongiorno, ma che storia è? Che storia è, che cosa? Il titolo di questa puntata, adesso ve lo spiego. Tutto a posto l'auto, Marco, grazie, tutto a posto. Allora, Gianrocco, buongiorno, da Bari andrò al Meazza con la mia ragazza per la prima volta, spero di vedere una bella partita, forza Milan, allora un applauso a te che vai allo stadio e a tutti gli altri tifosi del Milan che riempiranno San Siro anche sabato, ribadendo, perché siccome c'è stato un po' di polemica in questi giorni, ribadendo che io non ho mai detto che si debba lasciare San Siro vuoto, non ho mai detto che non si debba andare allo stadio, anzi faccio sempre i complimenti
a chi allo stadio ci va e chi supporta la squadra dal vivo. Buongiorno Michele, buongiorno Fabio Siracusa, domani protagonista qui con me di questo nostro appuntamento live. E cosa è successo? L'autocamp aveva bisogno di fare la revisione, tutto qua, perché scadeva ad aprile, quindi io mi sono preso per tempo e ho detto aspetta che vado, perché vi devo dire la verità, a voi che siete amici miei lo posso dire, una volta mi sono dimenticato di fare la revisione all'auto e mi hanno beccato e mi hanno fatto la multa giustamente, e allora in quella circostanza andai, insomma, ritirai il verbale, andai prepagato. Nel momento in cui presi in mano il verbale, così diedi una letta tanto per vedere cosa ci fosse scritto, e a un certo punto in fondo al verbale avevano sbagliato la data, avevano invertito gli ultimi due numeri della data. Qualcuno mi ha detto che avrei potuto contestarlo, io invece, da bravo ligio cittadino, siccome ero in torto perché dovevo fare la revisione e non l'avevo fatta, sono stato zitto, non ho contestato niente e ho pagato la multa. E così, cose che succedono. Alessandro, buongiorno, ho speso 200 euro per andare a vedere il derby, magari vinco lo scudo anche, sai che bello. Tabelle, tabelline. Buongiorno Gabriele, buongiorno, buongiorno Corrado, se vivessi Simo a Milano cercherei di andare via per almeno un mese. Buongiorno Anthony, buongiorno Francesco, io sono un meccanico, dice Milano, grazie, no, no, la macchina, guarda, se c'è una, siccome io non so nulla di automobili, se non che si deve mettere benzina e pagare appunto le varie imposte, io porto sempre l'auto regolarmente a fare tutte le cose perché deve essere a posto, siccome ci vado a lavorare al mio lavoro principale e anche a questo qui. L'auto deve essere sempre puntuale e precisa. Se la Juve vince la Coppa Italia, la terza del campionato, gioca la Supercoppa, dice Giovanni. Allora, se la Juve vince la Coppa Italia, la terza del campionato gioca la Supercoppa. In questo caso la terza del campionato è sempre la Juventus, quindi credo che forse giocherebbe la Supercoppa l'altra finalista di Coppa Italia. Dico male? Credo sia così. Io sono già pronto a risentire il 22 aprile il video di come si deve giocare contro l'Inter, fatto da me prima delle semifinali di Champions. Guarda, non ne farò altri. Questa volta voglio godermi, speriamo, insomma, la partita, confidando che si arrivi a quell'appuntamento, così come le due partite con la Roma, con la testa, con la capoccia al posto giusto, cioè sul collo. Ok. Riusciremo, Cristian dice, a resistere un altro anno con Pioli? E beh, se Pioli sarà, non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo farlo. Buongiorno Aloisi, buongiorno, buongiorno Stefano. Che è tutto questo disfattismo? Dice Giorgio. Noi il derby lo vinciamo e poi andiamo a festeggiare in Duomo. Il derby festeggiamo in Duomo. Buondì Rinaldo, buongiorno Antonio. Inter seconda di Serie A, vincitrice e finalista di Champions League, Coppa Italia. Allora, Inter, la seconda. Ah, ok, Michele. L'Inter, la seconda di Serie A, la vincitrice e la finalista di Coppa Italia. Perfetto, quindi nel caso questo è il tabellone della Supercoppa italiana. Buongiorno Giacomo, visto l'imminente conferma di Pioli, ti serve un laureato in scienze motorie per analizzare l'emergenza del problema del Milan dell'anno prossimo? Mi porto avanti, ma speriamo che abbiano capito. Tra l'altro, scusate, ma vi ricordate lo scorso autunno quando Furlani ci disse che c'era una sosta per le nazionali? Furlani ci disse che avrebbero fatto un summit per capire quali fossero i problemi, eccetera. E speriamo che abbiano fatto questo summit e che abbiano, buongiorno Salvo, e che abbiano portato a casa un risultato, che il prossimo anno, se Pioli sarà, non ci siano le stesse cose. Se no dobbiamo comprare dei guerrieri che non si spaccano mai. Queste sono le soluzioni. No? Buongiorno Matteo, buongiorno. Noi ci vediamo domani sera, caro Matteo. Roba nostra, roba nostra. Poi scoprirete. Possiamo rinominarlo Sir Alex Pioli da Parma, dice Alessandro Avino. Qui ci sta un applauso perché ormai andiamo verso il ventennale di Pioli, no? E quindi ci prepariamo. La squadra adesso pare meglio, ma aspettiamo parole più probanti, dice Davide. Sì, volevo parlare con voi del derby e anche un po' della questione Segmentini, perché avevo piacere di conoscere la vostra opinione. Partiamo, vabbè, il discorso del derby, insomma, i giornali già da giorni ormai stanno preparando le tabelle, no? Per capire se l'Inter potrà festeggiare lo scudetto il giorno del derby, cosa che loro farebbe molto piacere, evidentemente. A me meno, perché so che non conta niente, so che non vuol dire niente, però allora non conta niente neanche il derby, cioè allora ci arriviamo così, leggeri. Insomma, io sono invece voglioso finalmente
finalmente di fare un derby come si deve. Dopo 5 sarebbe ora, no? A me del derby interessa meno che 1000, dicembre. Ciao Luca, buongiorno. Ciao, buongiorno. Oh, scusa, scusa Gaber, si chiami Gianluca. Ti chiedo scusa, avevo letto Gabriele da qualche parte e avevo associato Gaber a Gabriele. Ti chiedo scusa, Gianluca, perfetto. Gaber sta proprio per Gaber, discografie vinili da libertà obbligatoria al signor Borghesi. Perfetto, grazie. Ti chiedo scusa, è Gianluca. Se la Juve arriva a seconda e vince la Coppa Italia, ci va la terza. Se arriva terza e vince la Coppa Italia, vanno Inter, Milan, Juve e la finalista di Coppa Italia. Questo è quanto. Buongiorno Enrico, buongiorno. Enrico Berti Lorenzi che dice meglio Benasser sulla tre quarti e coppia Reinders-Adli oppure Reinders in tre quarti e coppia Adli-Benasser, tu ti riferisci alla partita di sabato. È meglio fare un po' di turnover sabato. Comunque tra queste combinazioni io metterei sinceramente Reinders tre quarti, ma Reinders nei due di centrocampo continua a non convincermi perché lui è un giocatore che ha bisogno di guardare avanti, proprio di guardare avanti in campo, cioè è uno che ha visione, è uno dei pochi nostri, forse l'unico che ha il passaggio verticale, no? L'abbiamo visto in diverse circostanze che poi gli altri magari non dettino molto il passaggio, anche per una questione di preparazione della partita, eccetera, ma io tra tutti, visto che non c'è Loftus giovedì, sabato, sarà che giovedì, perché sono già alla Roma, metterei lui personalmente. Quel summit non arrivò a niente perché Scaroni uscì 15 minuti prima della fine, dice Corrado, non credo che ci fosse Scaroni a letto. Riconfermare Pioli come rimanere con la moglie da cornuti. Guarda Antonio, il tema, insomma, non, onestamente non mi appassiona, appassiona molto i tifosi però. Magari farò un video perché ho avuto modo di parlare con una persona che si occupa di media e comunicazione nell'ambito del Milan, non del Milan Società, ma nell'ambito di seguire il Milan. E mi ha raccontato alcune cose interessanti che dipingono uno scenario un pochino triste per il Milan rispetto al seguito, alla passione in questo momento della tifoseria. Tanti numeri che lui mi ha fatto vedere confermano come ci sia un po' di, non dico rassegnazione, ma meno passione, meno coinvolgimento riguardo al Milan, ma ne parleremo. Allora, Mario dice, una società può avere dei preparatori di proprietà slegati all'allenatore? Non credo, Mario, non credo, perché penso, perché da quello che so io, i preparatori fanno parte del team dell'allenatore, quindi se li porta lui e li decide lui, quindi non credo che si possa slegare. Alberto dice, per Legatti spero che Pioli resti fino al 2035, perché vorrebbe dire che vedremo un Milan vincente. Segue le parole, Carlo Pellegatti segue le parole di Scaroni che ha detto gli piace l'allenatore vince e ti resta Pioli. Buongiorno Big Lest, lo dico qui adesso, sono disposto a concedere fiducia a Pioli per la prossima stagione a patto che giochi con un bel mediano all-style, altrimenti sarà una stagione come questa. In questo senso, i nomi che si cominciano a leggere sono abbastanza confortanti. For example, c'è questo Youssouf Fofana per il Milan, è possibile affare da 20 milioni più bonus, decisioni prima dell'Europeo. Sapete che a Deschamps piace che tutti vadano a fare le competizioni, a fase finale delle competizioni con la loro situazione contrattuale risolta. Quindi immagino che anche stia spingendo con Mbappé perché se ne vada. Vabbè. Comunque, Fofana è un nome che si fa ed è un nome che risponde a una certa logica di costruzione di squadra. Poi arrivi o no, non lo so, che poi sia proprio il giocatore che serve a noi, non lo so. Spero che. A me piacerebbe, devo dire la verità, a me piacerebbe qualcuno che coniugasse anche un po' di tecnica lì, però insomma il Tchouaméni li prende Real Madrid, parliamoci chiaro. Fofana non è un brutto profilo, non ha piedi educatissimi, ma noi abbiamo bisogno di qualcuno, però abbiamo bisogno di qualcuno, attenzione, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia un po' di legna lì, che aiuti a proteggere la difesa, ma dobbiamo ragionare di squadra per me, non dobbiamo ragionare di singoli. Perché se ragioniamo di singoli facciamo un piccolo errore ed è uno dei temi della giornata. Vengo a questa cosa qua. Loftus-Cheek è il terzo giocatore inglese nella storia rossonera a realizzare più di 5 gol in un torneo di Serie A. Con le statistiche insomma, più o meno interessanti, che però delineano sicuramente l'apporto di Ruben in fase offensiva. Ora il tema è, dato che in questi giorni si sprecano fiumi di inchiostro virtuale
sul fatto che i nuovi abbiano reso, che ci siano tanti giocatori in doppia cifra nel Milan, che Jovic abbia fatto 8 gol, possa arrivare in doppia cifra. Io trovo sicuramente una statistica interessante, ma abbastanza fine a se stessa. Perché? Perché la mia personalissima opinione è che il calcio sia un gioco di squadra. E che quindi, tanto quanto si debba fare valutazioni positive sull'apporto di giocatori come Pulisic, come Loftus, anche quelli che sono subentrati e che spesso hanno dato il loro contributo, secondo me bisogna ragionare in termini di squadra. E se noi ragioniamo in termini di squadra, allora tanto quanto è giusto esaltare quello che di buono è stato fatto là davanti, bisognerebbe anche analizzare quello che non è stato fatto bene dietro. Perché, da che mi risulti, insomma, il calcio è uno sport di squadra. Non è uno sport di individualità. Purtroppo il Milan, la sensazione che abbiamo avuto quest'anno è che il Milan non giochi a calcio, non fraintendetemi, non giochi a calcio nell'insieme, no, della valutazione di una squadra, giochi a fare gol. Che poi questo abbia prodotto il secondo posto, un quarto di finale di Europa League, benino, non benissimo, ma benino, sicuramente. Il campionato è mai stato in discussione per la nostra partecipazione alla Champions. Ma la valutazione che va fatta, secondo me, è una valutazione più ampia, che deve contemplare anche gli aspetti delle cose che non vanno. Ed ecco perché io credo che il tifoso che ragiona è il tifoso che fa questo tipo di valutazione, questo tipo di critica, che è una critica sempre costruttiva, non è una critica per voler dare addosso a tutti i costi o per voler manifestare pubblicamente, diciamo, la propria antipatia nei confronti di, per una posizione di pregiudizio. Vuole essere una critica, la critica la si fa verso qualcosa a cui ci tieni, no? Verso qualcosa a cui vuoi bene e che vorresti vedere meglio anche. Questa è un po' la mia valutazione, perché e qui vengo alla sintesi, poi vengo a voi. La sintesi è questa: spesso ci si domanda se senza gli infortuni avremmo potuto tenere il passo dell'Inter, se senza questo, se con questo, se con quell'altro. Io credo che alla fine della stagione la posizione che hai in campionato, i punti che fai, sono lo specchio di quello che vali. Personalmente, dalla scorsa estate ritenevo il Milan capace di mettersi costantemente nelle prime quattro posizioni, ma non di essere così strutturato per vincere il campionato, cioè per fare tanti, tanti, tanti punti. In un campionato dove il Napoli l'anno scorso e l'Inter quest'anno hanno dimostrato che con l'organizzazione, le idee chiare e un gioco di calcio, di squadra, si possono fare tanti punti in Serie A. Questa è la mia considerazione. Ora vengo ai vostri messaggi e leggo un po' che cosa ne pensate voi. A una delle conferenze stampa, sì, ok, ho letto. Non esiste un nuovo Rodri in giro, intendo un Rodri prima di approdare all'Atletico pagato giusto, non lo so, non lo so, forse se esiste va già da qualche altra parte, non lo so, lì c'è il lavoro anche di valuta, però vedete, anche lì è facile per noi qui davanti al computer o dietro la tastiera o al bar parlare di, ma non si può trovare uno, il fatto è che Endrick, che va al Real Madrid e che è stato preso a 16 anni, mi pare, nel 17 adesso, è stato preso l'anno scorso. Quanto l'ha pagato? Quanto ha pagato Vinicius del Real Madrid? Cioè, ormai anche i giovani forti che trovi in giro per il mondo, non è come una volta che l'Udinese comprava carrettate di giocatori a poco e poi li rivalutava. Adesso è difficile, anche i giovani ti costano tantissimo, quindi devi proprio trovare un insieme, no? Metterli dentro un insieme che funziona. Serve un giocatore da entrambe le fasi a centrocampo, dice Enrico, e non solo difensivo, per questo è difficile trovare il profilo giusto. Højbjerg, buon nome per me. Sì, Højbjerg è sicuramente un giocatore anche esperto, comunque anche portare un po' di profili, diciamo, con esperienza europea importante, può essere d'aiuto. Il povero Tatarusano nell'ultima partita del campionato arabo si è preso per qualche Milan, non so se hai visto, ho visto qualche spezzone, caro Emilio. Gioca in una squadra che da noi giocherebbe nei dilettanti, eh? Giocherebbe nei dilettanti. Guarda caso, i nostri infortunati peggiori sono tra i difensori centrali lasciati a coprire troppo campo, dice Davide. Si farà turnover questo fine settimana? Chiede Antonio. Spero di sì, pare di no, non tanto. Vedremo, insomma, mercoledì è un po' presto per parlare della partita. Tranquilli che per il centrocampo con la situazione del Fenerbahce c'è Krunic, torna da noi. Fenerbahce c'è anche lì, cioè, ce ne andiamo via
Se andiamo via dal campionato turco, andiamo a giocare in Liga, decidiamo da 3 mesi. Smargiassate clamorose. Vi ricordo il numero di telefono per i vostri vocali WhatsApp che è 366-111-2964. Mi raccomando, lo avete già segnato. Si può prendere chiunque a centrocampo, dice Mario, ma se il nostro gioco prevede un cratere proprio a centrocampo è tutto inutile. Ah. Buongiorno Rinaldo, buongiorno Giovanni, grazie. I love Krunic, dice Giacomo. Fofana, qualcuno gli attribuisce il paragone con Kessié, ma sono giocatori per fisico completamente diversi, dice Michael. Ma io però posso dire una cosa: posso spezzarmi una lancia in testa. Io sono anche stufo di sentire parlare di Kessié. Cioè, ragazzi, bisogna anche guardare avanti. Adesso, anche su Frank, poi una riflessione andrebbe fatta, perché Frank è un giocatore di sistema. Cioè, è un giocatore che ha fatto tutta una carriera a un certo livello, poi ha fatto una grande stagione con noi, un pezzo di grande stagione con noi e poi è sparito di nuovo. Vanno presi i profili giusti, messi all'interno di un sistema che funziona. Perché se no di nomi è chiaro che io ti dico prendimi Modric, prendimi Rodri, e quelli sono buoni tutti a prenderli e poi sai che comunque vengono. Ma bisogna trovare dei giocatori che rispondano alle condizioni che Furlani ci ha detto, quindi profili alla Loftus, alla Pulisic, avete visto anche questo qui, adesso faccio vedere anche questo qui, guardate qua, anche lui, Lacroix, il blitz tedesco, no? Il difensore francese del Wolfsburg, che tra l'altro nell'ultima giornata si è anche fatto espellere, io sono andato a guardarlo, si è fatto espellere, pensa un po', anche qui 20 milioni, perché il nostro target, diciamo, è quello. Il nostro massimo è quello. Ma va bene, ma devi costruire la squadra sapientemente mettendoli dentro un sistema che possa valorizzare. Questa è la mia idea. Intanto saluto tutti gli amici d'ascolto, siamo più di 170, grazie. Vi faccio un invito, magari lo fate già perché è famosissima e non c'è bisogno che lo dica io, ma seguite anche Radio Rossonera. Mi raccomando, gli amici di Radio Rossonera, vi mando un saluto, sono in diretta adesso. Suma ha detto che la situazione mediatica di Zirkzee assomiglia a quella di Vlahovic prima di approdare alla Juve e finirà per essere pagato più del suo reale valore, dice Francesco. Zirkzee, e allora, Zirkzee di suo è un giocatore molto bellino, proprio bellino da vedere, molto tecnico, è anche uno che si dà da fare. Gioca in una squadra che gira alla perfezione. Lì deve essere chi lo valuta. Ovviamente se ci sono le condizioni economiche per prenderlo, perché poi quella è la discriminante, ma chi lo valuta deve giudicare se, estrapolato da quel contesto, che è un po' la valutazione che si doveva fare con i giocatori dell'Atalanta, no? Faccio un esempio, se estrapolati da quel determinato contesto, quindi un contesto di non solo tattica, ma anche di aspettative, pressione, perché c'è tutto quel lavoro lì dietro che va fatto, no? Perché è chiaro che se tu prendi Loftus-Cheek, se prendi Pulisic, il dubbio magari può essere sulla collocazione, può essere sulla tenuta fisica, può essere sull'andamento altalenante della loro carriera, ma sono giocatori fatti e finiti, che se tu prendi hanno avuto esperienze importantissime ai massimi livelli, se tu li prendi e li metti dall'altra parte, dal punto di vista di pressione non le subiranno più di tanto. Zirkzee è da capire. Certo, è un giocatore meraviglioso per certi versi, soprattutto diciamo per come intendo il calcio, quindi anche la tecnica, anche il saper muoversi col pallone e anche senza. Però bisogna vedere un attimo la valutazione che dovranno fare i dirigenti che lo prenderanno, dovrà essere questa: saprà sopportare tutto il resto al di fuori del contesto di una squadra che gira molto bene? Ecco, questo è un po'. Che se ne frega, dice Mario, che se ne frega. È un po' sì, dai. Anche basta, cioè c'è vita oltre che sì, vi do questa notizia, no, non a voi che lo sapete, ma insomma. Il mio sogno sono i nostri giocatori con un mister che dia equilibrio e solidità, chiedo troppo. Guarda Davide, anche il mio, ma infatti vedi poi il discorso Pioli, sei contro Pioli, cioè, il carro, cazzate, scusate, sciocchezze di questo, non è quello il punto, non si riesce con certe persone, purtroppo. E capita, perché nella vita si incontrano anche persone con le quali è difficile dialogare, non si riesce a cercare di fare un discorso un po' più ampio, che va al di là di quelle che sono, di quelli che sono i segmentini, le cosettine,
il dove eravamo prima, perché se no dove eravamo prima Pioli? Certo, dove eravamo prima Pioli, il lavoro di Pioli nessuno lo scredita, eh? Anzi, io sono sempre stato il primo a dire che Pioli ha fatto un grande lavoro per riportarci in Champions League, per riportare il Milan con l'aiuto della dirigenza, di certe scelte, eccetera, a un certo livello. Però, ragazzi, anche la mia prima Panda era una macchina fantastica nel 1995-96. Poi dopo le cose cambiano. Non è che non voglia bene la mia prima Panda, tanto per tornare in tema automobilistico, no? Ci sono le vedove di Kessié, io sono ancora vedovo di Kakà, vedovo di Nesta, vedovo di Seedorf, vedovo di Inzaghi, c'è Gianluca. Insomma, beh, poi anche lì c'è da dire che le vedovanze sono di varia natura, no? Poi ognuno si vedova con chi preferisce. Un difensore forte d'esperienza è fondamentale per il prossimo anno, dice Leo. Soprattutto un marcatore, l'Aquila in questo senso, quello che vi ho detto del Fosbrook, è un marcatore, non è velocissimo, ma è uno che ha un buon senso della posizione. Io, guardate, non so chi farà il mercato, come lo farà, eccetera, però i nomi che fino a questo momento sono usciti, se non altro, volendo non concentrarsi sul nome, ma sulle caratteristiche, se non altro mi danno speranza sul fatto che le nostre mancanze in questa stagione siano state analizzate e si vada a prendere qualcuno che, ok, con 20 milioni che attaccante prendiamo? Non so, Corrado, prenderemo dal Lingara, come si chiama quello del Tolosa. Cosa ne pensi di Veron in mediana? A me non dispiace. Beh, Veron è un signor giocatore, però un signor giocatore anche un po' in là con gli anni. Sicuramente è un gran bel centrocampista. Che ne pensate di Morata? Credo che di Morata ne abbiamo già parlato. Comunque, la Radio Rossonera l'altro giorno ha fatto un pesce d'aprile che mi ha quasi steso, Andrea. Quello di Klopp al Milan, no? Zirzé ha le sembianze del giovane campione, sia nelle movenze che nella tecnica. Sì, esatto, ha le sembianze del giovane campione, ma attenzione perché non si può pensare che sia un attaccante da 20-22 gol a stagione. Secondo me non lo sarà mai. È un altro tipo di giocatore. È un giocatore che nella mia squadra ci starebbe benissimo, ma è un altro tipo di giocatore. Bisogna ritagliargli un po' di squadra intorno. Non è Osimhen, non è neanche Leao, che bene o male si arrabattano anche da soli. Secondo me anche questo deve essere un concetto importante per il Milan che verrà. Dobbiamo cominciare a ragionare a livello di squadra, meno a livello di singoli, se no continuiamo a fare i segmentini. Quello ha fatto 4 gol, 3 lì, 18 punti da questa guardia. Bisogna ragionare un po' più di insieme, secondo me. Quando l'allenatore tecnico concorre a uno stato di preparatore diverso da quello che solitamente segue il tecnico, quello sarà. Ci sono tanti esempi, forse il noto per i milanisti è Pinqueri. Potremmo estrapolare Pioli dal nostro contesto, dice Steve. Verona ha 33 anni e sì, infatti è un po' in là con gli anni. Michele, buongiorno. L'Inter costruisce su certezze per filosofia. Tu credi con un mercato di idee vere potremmo superarli e diventare credibili? Ma guarda, Michele, noi siamo già credibili per la dimensione attuale del Milan, che però deve essere rimessa da parte. Noi dobbiamo ritornare a pensare al Milan. Io credo che l'Inter abbia cominciato un percorso, tra l'altro oggi su Telegram Enrico Berti Lorenzi, che ho visto in chat prima, parlava anche del fatto di acquistare giocatori italiani, ovviamente buoni, ma anche di rimettere un po' di quel senso di appartenenza nella squadra che in certi momenti può essere utile. L'Inter ha fatto un percorso che arriva già da un po' di tempo, non si è fatta scrupoli, ad esempio, nel cacciare Spalletti e prendere Conte, ha fatto una scommessa, ma neanche più di tanto, con Simone Inzaghi, ma soprattutto ha costruito sulla base di un'idea chiara. Io credo che il progetto Milan potrà diventare un progetto importante a patto che ci siano le idee chiare su come costruire la squadra. Ci dovrebbe essere anche maggior voglia di investire da parte della nostra proprietà. Su quella purtroppo battiamo contro il muro in continuazione, ma potrebbe, non so, onestamente non so, perché io non ho molta fiducia nella nostra dirigenza, lo sapete, lo dico apertamente, insomma, questa è una mia idea, e credo anche che un po' questa titubanza su Pioli, per quanto possa essere ampiamente mediatica, nasca anche dal fatto che ci potrebbero essere gli scenari di cui vi parlavo ieri, mi parlo l'altro ieri. Vediamo, 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 vediamo. Con Miners, vabbè, con Miners, accidenti. Wallace dell'Udinese, ne ho parlato in un video adesso. Wallace dell'Udinese non è chiaramente il nome che ti fa saltare dalla sedia, però
È un giocatore serio, è Wallace. Wallace, chiedo scusa, non è il Lessuola. È un giocatore serio. È un giocatore serio. Certo, insomma, ripeto, ragioniamo in contesto di squadra, non tanto in contesto di singoli. Poi vediamo i singoli, ma ragioniamo prima in contesto di squadra. Ernesto dice parlare di chiacchierare di Milan è sempre interessante, si passa il tempo, ma chi volete che se ne freghi di proprietà? Guarda, leggiti le dichiarazioni del patron del Chelsea che ho messo nel gruppo Telegram. Ha detto le stesse cose di Cardinale, c'ha l'Alfred pure lui che gli rompe le scatole, ha detto le stesse cose, ragionano così. Sempre guardare indietro, si può anche guardare avanti, esatto Giuliano. Marco dice, io so che sei stufo di parlare di Pioli, ma non resiste, un Pioli altro devo scrivere, ma ci mancherebbe Marco, puoi scriverlo quante volte vuoi. Ok, Zirkzee, ma ci vorrebbe anche uno come Icardi o Morata. Chi ha detto l'altro giorno? Ha intervistato uno che ha detto che Icardi al Milan avrebbe fatto più gol di tutti gli altri. Beh, Icardi era un nome che avevo fatto la scorsa estate. Icardi è uno che la butta dentro e poi dopo, chiaro, capitano dell'Inter, si porta dietro un fardello non da poco, un ingaggio pesante, quindi insomma. Dunque, con 20 milioni prendiamo Icardi, e dice Enrico, 20 milioni Icardi. Zirkzee più un Gullit, no, secondo me Zirkzee, no, Gullit aveva progressione, potenza fisica, Davide, no, Zirkzee è un altro tipo di giocatore dal mio punto di vista, è un ottimo trequartista vecchio stile Zirkzee, sì. Ma nel calcio moderno si direbbe una seconda punta, sai, Bologna c'ha un gioco che comunque porta spesso gli esterni al tiro, l'abbiamo visto l'ultima domenica, Orsolini che gol ha fatto, ma anche Saelemaekers, il nostro Saelemaekers che gol ha fatto, porta tanto gli inserimenti dei centrocampisti, lui apre gli spazi, sono tutte cose che si studiano, si preparano, il lavoro di Thiago Motta è stato un lavoro importante, quindi per questo dico, Matteo dice che non è un buongiorno senza Pioli, per questo dico che bisogna ragionare un po' più di squadra, no? Buongiorno Zalgo, buongiorno. Zigze è un falso 9, come Firmino. Oh, ecco Andrea, ecco. Firmino sotto Klopp, ovviamente, non Firmino di Hoffenheim, che era anche un buon giocatore, ma niente di che. È un Firmino. Oh, non mi dispiace questo paragone. Sì, Zigze è un Firmino. Sì, mi piace. Ci sono Thiago Alcantara e Jorginho a parametro zero. Sono giocatori ormai di capolinea. Thiago Alcantara era uno dei miei giocatori preferiti. Secondo me, guarda, io ti dico questo. Avete letto le parole di Van Basten su Seedorf, mi ha fatto capottare, poi ci sono dei passaggi nel libro di Marco Van Basten su Seedorf, di come si presenta un giorno con l'autista, cioè, Clarence Seedorf è un capolavoro di essere umano. Se rinasco voglio rinascere Clarence Seedorf. Michael, Thiago Alcantara, all'inizio della sua carriera, era il giocatore che più mi ricordava Clarence Seedorf. In tutto, nei movimenti, anche proprio nei movimenti in campo, nell'intelligenza calcistica, giocatore secondo me superiore, devastato agli infortuni. E quindi Jorginho, anche Jorginho, secondo me tra un po' tirerà fuori la lingua. Eh no, Daniel, grazie, sei gentile, Carlo Legati, grazie, a parte tutto adesso. No, io non mi merito, io mi merito voi e quello che ho, che è tantissimo, e quindi no. Carlo Pellegatti è un'istituzione, poi ragazzi, dice la sua, ognuno qua dice la sua, cioè libertà, libertà, ognuno deve avere il suo canale e dire quello che vuole, poi dopo trova il pubblico, insomma, io o voi, quindi immaginate un po' che fortuna che ho. Buongiorno Enrico, non mi rovinare la giornata, te l'ho già rovinata Enrico, ti ho mandato le parole del presidente del Chelsea, non ti basta. Thiago Alcantara era uno spettacolo, dice Matteo, sì, era veramente un gran giocatore Thiago Alcantara. La mia paura è che con il ritorno di Origi, Ballo, Krunic, la società dica siamo a posto così. No, Gianmarco, non credo, non credo. Dai, tutto sommato, Pellegatti e Libertà nella stessa frase di Sarri. Sì, d'accordo, ma mai capito cosa intendo, no? Intendo dire che oh, c'ha il suo canale, c'ha il suo. Enrico, c'ha il suo mood. No? Dai. Non è che lui può dire quelle cose che dico io, anche se le pensasse, e secondo me tante le pensa. Perché secondo me tante le pensa, perché Carlo Pellegatti non è certo l'ultimo arrivato. Ci sono i ruoli, no? Ci sono i ruoli. Tu e io possiamo dire quello che ci pare e lui meno. Noi ci meritiamo dei follower per essere i tuoi follower, dice Emilio. Un applauso per te, un po' ingarbugliata, ma l'ho capita, l'ho capita. L'ho capita.
Il mio centesimo like, Carlo, grazie, grazie, sei molto gentile. Tum tum tum, sì, tum tum tum, tum tum tum, e altre cosette animalier che lasciamo perdere, ma poi insomma si scivola, spesso si scivoliamo tutti in certi momenti, ci lasciamo andare, eccetera, eccetera. Ci sono le scelte, certo, Enrico, assolutamente. Ci sono le scelte, abbiamo fatto una scelta che non credo noi faremo mai. No, no, io no e tu nemmeno. No. Quindi sì, sono scelte, sono linee editoriali personali, ecco. Non si può voler male a Pellegatti, ma sì, Francesco, esatto, dai, Carlo Pellegatti è un'istituzione, naturalmente la mia, questa è una grandissima democristianata, perché sapete che devo tenermi buono tutto il pubblico, Enrico e Renato Gemelli del Gol di YouTube. Va bene, cari amici, va bene, siamo arrivati alla fine. Io vi ringrazio, vi auguro una buona giornata, l'appuntamento è a domani alle 13:15 domani, con Fabietto, con Fabio Siracusa per parlare di Milan, per parlare di tanti argomenti, come sempre, con i vostri messaggi. Lui ha scelto i buffet, le trasferte, i biglietti gratis. Guarda, Enrico, io ho scelto invece una carrozzeria e quattro spicci in tasca, ma tanto tanto piacere di essere qui con voi a parlare del nostro Milan. Grazie a tutti, ci vediamo domani, buona giornata.